Buongiorno a te Elia. Ci ritroviamo dopo un po' di tempo, diciamo che durante queste festività è saltata un po' la programmazione per varie ragioni, è saltata la programmazione sia nella registrazione sia anche nella pubblicazione, ma riprendiamo adesso normalmente. E oggi è la, è, la quinta, mi pare, puntata relativa alla crisi eh, nella Chiesa, alla crisi della teologia. E oggi si affronterà un tema piuttosto importante che è la successione papale. Eh, verrà suddivisa in due parti, giustamente, perché sarebbe troppo, lunga, troppo lungo un solo video, quindi in questa parte parleremo degli aspetti, diciamo così, mh, giuridici, teologici, mettiamo, mettiamola così, e la prossima volta a tutte le obiezioni, a, a, ad una tesi che tu esporrai oggi, perché poi le inquisite, le domande rispetto a quello che, che tu esporrai possono essere tante ed è anche giusto pigliarle in considerazione. Perché rispondiamo alle domande? Perché sono quelle quesiti: i dubbi, ehm, eh, la, 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 come, sì, proprio le obiezioni, le confutazioni, tra virgolette, chiamiamolo così perché una confutazione vera probabilmente non c'è mai stata. Ma comunque la chiamiamo computazione. Rispetto alla tesi, quindi sono note, sono conosciute, quelle più diffuse, quelle che si conoscono esatto. maggiormente. Ma so che tu prima di cominciare vuoi rispondere ad un commento che è stato fatto sotto un video. Eh, una, un commento mi pare anche abbastanza educato, no? Sì, per l'amor del cielo. Allora io, Elia, se posso, inizio subito da quello. Prego. Allora c'è stata una, una persona che insomma vede. Ha visto la serie dei video dedicati alla crisi nella Chiesa e che è anche una persona che vede spesso i video del canale della Scuola di Filosofia. Molto, molto educato questo spettatore, insomma, fa dei commenti, fa delle osservazioni, mh, diciamo puntuali, dettagliate, precise. E, ma questa volta ho letto un qualcosa. Se ho interpretato bene, perché magari se ho capito male me, me ne scuso subito, però onde evitare disguidi vorrei comunque dare una risposta. Una cosa del tipo, avendo noi parlato nel penultimo video, non l'ultimo fatto, ma nel penultimo, del discorso dell'ecumenismo, di come fosse stato condannato dai papi, eccetera, di come poi il Vaticano II. Sì, io preciso, scusa, Mario, preciso, che l'ultimo non l'ho ancora pubblicato. Sì, sì, diciamo certo. Questa è la quinta, in realtà c'è una quarta non ancora pubblicata. Precisiamo questa cosa. In realtà sarebbe, penso, sarebbe la sesta Elia, in realtà, perché quella non ah, pubblicata la è la stessa. quinta, sì, però non c'è nessun, nessun problema. Allora, eh, mh, parlavamo insomma della, della condanna dell'ecumenismo, parlavamo del discorso della libertà religiosa e è saltato fuori che insomma San Paolo, parlando agli ateniesi, come riportato negli Atti degli Apostoli, avrebbe tenuto una qualche sorta di discorso ecumenico, allora il Vaticano II si rifarebbe un po' a quello, eccetera. Ecco, io vorrei dedicare qualche minuto un attimino a rispondere a questa considerazione. Nel senso che quando San Paolo, leggiamo in Atti degli Apostoli 17, 15, eh, 15 34, quindi possiamo leggere questo, questo capitoletto in maniera tranquilla, giunge al cospetto degli ateniesi e parla del loro dio ignoto, non è che San Paolo stia approvando la tesi del dio ignoto, lui sta dicendo guardate che c'è un dio che si è rivelato e pur nella vostra religiosità voi è quello che dovete adorare, quindi il dio da adorare non è ignoto. San Paolo annuncia il vero dio con i dogmi della fede tra, le, tra i quali dogmi la resurrezione dei morti e in cambio viene deriso, viene deriso da tutti questi filosofi, da questo pubblico di Atene abituato alle filosofie epicuree, stoiche, proprio perché dicono non possiamo credere a una cosa del genere, ti ascolteremo un'altra volta su questi temi, come dire vattene, non pigliarci in giro, che abbiamo da fare. Quindi non sta dando il via libera all'adorazione di idoli, semmai, questo è importantissimo Elia da precisare, quello che San Paolo alla fine deve, deve constatare è è un'accettazione di fatto di quello che sta avvenendo ad Atene, ma non un'accettazione di diritto, un'accettazione di un fatto che purtroppo non si può modificare. Allora, San Paolo giunge ad Atene. Mentre Paolo gli aspettava in Atene sentivasi, dicono gli atti degli apostoli, dentro nell'anima indignato a vedere la città dedita all'idolatria egli discuteva nella sinagoga con i giudei e con i proseliti e ogni giorno in piazza con chi vi trovava e anche certi filosofi epicurei e stoici disputavano con lui e alcuni dicevano ma che vuol dire questo chiacchierone? Quindi lo deridono, lo deridono e altri parche annunzi divinità straniere. Egli di fatto ad Atene Annunziava Gesù e la risurrezione. E quando io annunzio Gesù, vuol dire che sto annunziando la fede, sto annunziando la verità e la risurrezione, non sto annunziando un Dio ignoto, perché Gesù è Dio, l'incarnazione della seconda persona della Santissima Trinità. Allora lo presero e lo condussero all'Areopago. Questo Areopago era una collinetta d'Atene più in basso dell'Acropoli. Dove praticamente si riuniva il tribunale che giudicava i delitti più gravi. Okay? quindi questo è l'inquadramento storico-culturale. E una volta portato San Paolo all'Areopago, gli chiedono: Possiamo noi sapere che cos'è questa nuova dottrina che tu insegni? Nuova dottrina, eh? Per certo, eh, recchi agli, recchi agli, tu ci recchi agli orecchi delle cose strane, vorremmo dunque sapere di che cosa si tratta. Ora, gli ateniesi tutti e gli ospiti forestieri che badavano ad altro che a dire ad ascoltare qual qualcosa di nuovo. Quindi praticamente stanno mh, ascoltando una dottrina nuova. E Paolo, ritto in piedi in mezzo all'areopago, disse: Ateniesi, questa è una, una Bibbia della Ricciotti, famosa Giuseppe Ricciotti. Ateniesi, io vedo voi in tutto e per tutto singolarmente religiosi. Quindi. Se religione vuol dire, deriva dal religare, quindi dal legarsi a qualcosa che va oltre l'uomo, non c'è dubbio che gli ateniesi, anche se adoravano questo dio ignoto, fossero a loro modo religiosi. San Paolo dice: "Io vi vedo che siete religiosi". Tanto è vero che passando e vedendo i vostri simulacri, ho trovato perfino un altare con questa iscrizione: "Al dio ignoto, al dio ignoto". Ora, quello che voi onorate senza conoscerlo quello io annuncio a voi, voi siete religiosi, voi vi state rifacendo a una divinità, che, quindi a un'entità che va oltre, diciamo, che va oltre l'uomo, ma io vi annuncio qual è il vero Dio, non è un Dio ignoto, è un Dio che si è rivelato, è un Dio che si è incarnato, che è morto e che è risorto nella persona, nella, nella sua natura umana naturalmente, non come, come divinità. Il Dio che ha fatto il mondo è tutto ciò che vi si trova, Signore com'è del cielo e della terra non abita in templi fatti dalla mano dell'uomo e non può essere servito da mani d'uomini, quasi avesse bisogno di qualche cosa, dando egli a tutti la vita e il respiro e ogni cosa. Egli fece che l'umana progenie, nata da un solo, si spandesse su tutta la faccia della terra. Tra l'altro questo è un passaggio potentissimo a favore del monogenismo, quindi la derivazione di tutte le varietà umane, chiamiamole, da una coppia originaria. Lo rilego perché è fondamentale fece che l'umana progenie, nata da un solo, un solo, si spandesse su tutta la faccia della terra e ha determinato il tempo e i confini della loro dimora, affinché cerchino Dio e si sforzino di trovarlo pur andando a tastoni. E non è già che egli sia lontano da ciascuno di noi, poiché in lui abbiamo la vita, il movimento e l'essere, come anche alcuni dei vostri poeti hanno detto, noi siamo progenie di lui». Essendo dunque noi progenie di Dio, non dobbiamo credere che all'oro o all'argento o alla pietra scolpita d'arte e con ingegno umano sia assimile la divinità. E Dio, attenzione, passaggio fondamentale, non tollerando più i tempi di siffatta ignoranza, Dio non tollera più i tempi dell'ignoranza del Dio ignoto, fa oggi annunziare agli uomini tutti e dappertutto che facciano penitenza. Avendo egli stabilito il giorno in cui giudicherà il mondo nell'equità per mezzo di un uomo da lui prescelto, facendone a tutti fede con risuscitarlo dai morti, con risuscitarlo dai morti. Quindi Dio non tollera più l'ignoranza dell'idolatria di questa adorazione di un Dio ignoto. Quindi San Paolo sta vedendo che gli ateniesi sono religiosi, ma vuole condurli alla vera fede al vero Dio. Qual è però la reazione di questo pubblico, di questi giudici, di questi filosofi? Attenzione, e qui si conclude il passo, il capitoletto. Sentita però la risurrezione dei morti, alcuni se ne fecero beffe, altri dissero: ma di questo lo diremo un'altra volta, no? Così Paolo uscì di mezzo a loro. Attenzione, alcuni però si unirono a lui e credettero: tra questi Dionigi l'Ariopagita. Puntini, puntini, e qui finisce il famoso. Passo. Quindi non è un discorso ecumenico, un discorso dicia diciamo alla captatio benevolenzie per mettere d'accordo tutti, una sorta di discorso no, mh, democristiano di, di pluralità assoluta. San Paolo parte dal livello di con conoscitivo di questi filosofi e li vuole portare alla vera fede. Alla vera fede. Ci riesce con alcuni sì, con altri no. Del resto sappiamo, e glielo abbiamo già detto tante volte, non possiamo essere interiormente obbligati, non è possibile questo, non è possibile ad aderire alla, alla fede, insomma, di, di Gesù morto e risorto. Ecco, tutto qua. Molto chiaro, quindi una volta risposta a questa domanda si può entrare nel vivo della successione papale. Ti lascio, esatto. lascio la, la parola perché credo che sia un argomento anche un po' tecnico, probabilmente, e quindi richiede una particolare attenzione. Ecco, Ilia, ti ringrazio nuovamente, insomma, per avermi dato la parola. E è un discorso effettivamente tecnico, ma io credo che sia fondamentale farlo, anche perché se no la tesi di fondo che vogliamo esporre, che è la famosa tesi di Cassiciacum, perché è lì che arriviamo, e per comprenderla va anche studiata. Quindi non basta dire, ah, ma quello è Papa, quello non è Papa, no, in realtà, no, no, no. Qui ci sono dei distinguo da fare, ci sono dei concetti da esporre. Sarà, diciamo, anche una puntata un po' complessa, ma, d'altro canto, la complessità è necessaria, non possiamo semplificare tutto. Io cercherò di farlo, Elia, ma non troppo, perché sminuiremo i concetti. Ma prima di iniziare... Stai, voglio... anche, dicendo, stai anche dicendo che bisogna avvicinarsi a questi temi studiandoli e senza pregiudizi. Esatto, e io volevo anche dire... Raccomandare a chiunque fosse interessato ad approfondire questo tema che esiste un, um, un opuscolo fatto molto bene di Monsignor Donald Sanborn, Vescovo, classe 1950, intitolato Il Papato Materiale. È, diciamo, molto abbordabile. Stampato a Verrua Savoia, ristampato a Verrua Savoia nel 2002, Centro Librario Sodalitium, Si può trovare facilmente si può acquistare quindi diciamo anche una cifra molto molto contenuta e praticamente è da lì Elia che io prendo la maggior parte delle informazioni che riporterò da questo e anche da altri opuscoletti però soprattutto da qui Sì l'ho allora, letto anch'io, ce l'ho anch'io, l'ho letto eh. okay. perfetto la domanda è a questo punto che fare che fare dopo che abbiamo esposto tutte le problematiche per il cattolico nasce un dilemma e il cattolico si chiede, buon, mi hai dato le critiche, le osservazioni, adesso cosa devo fare, come devo orientarmi? Questo è un dilemma esistenziale, sostanzialmente fondamentale, che tocca proprio l'animo, anzi direi l'anima del credente, perché? Perché lo coinvolge non solo privatamente, ma anche come essere sociale. Se l'occupante della sede materiale è un pontefice legittimo, i suoi insegnamenti, come quelli dei suoi predecessori, vanno rispettati punto per punto. Accettando la contraddizione e ricercando la famosa ermeneutica della continuità. Non c'è da dire questo sì, questo no, questo là, però o accetti tutto perché è il Papa e se è il Papa devi accettare dal punto di vista teologico dottrinale tutto per filo e per segno, non puoi fare partizioni oppure c'è qualcosa che non va. Perché attenzione, non adeguarmi alla dottrina, all'insegnamento pontificio potrebbe, ce ne vuole, eh, non è che sia fatto subito, potrebbe anche generare quello che è il peccato di scisma, peccato gravissimo, lo sappiamo. no? Allora, vi è da osservare, innanzitutto, che la Chiesa già nei secoli precedenti, dall'inizio della sua storia, ha vissuto momenti molto oscuri, tempi molto difficili, le persecuzioni all'interno dell'impero romano, quindi cristiani sbranati strappati, scarnificati, dati in pasto alle belve, bruciati vivi. Quindi non è che noi stiamo attraversando una crisi mai vista nella storia. Certo dal punto di vista dottrinale sì, ma dal punto di vista della persecuzione do, diciamo anche lì c'è stato di peggio. Quindi i primi cristiani, ricordiamo la rivoluzione francese, cosa erano costretti a fare i preti e quelli che eh, non giuravano sulla nuova costituzione o venivano cacciati oppure uccisi, quindi voglio dire ci sono stati momenti molto molto gravi poi ricordiamo le vicende del cattolicesimo all'interno dell'unione sovietica staliniana quindi i gulag le, i, i massacri ricordiamo anche i massacri compiuti durante la guerra civile spagnola che spesso spesso non ne parliamo e anche altre vicende storiche che però per Mexico, il momento mettiamo messico cina eh, mamma mia messico certo assolutamente anni venti hai ragione anche quello è importantissimo allora, nessuna autorità umana può giudicare il Papa, questo è vero, però Cristo ha detto, chi non crede è già giudicato e San Paolo insegna che se anche noi stessi, lettera ai Galati 1.18, se anche noi stessi o un angelo che viene dal cielo vi insegnassero un altro Vangelo rispetto a quello che abbiamo insegnato, sia anatema. Quindi anatema. Resta allora l'opzione per la quale a Roma vi sia un problema di autorità, autorità formale, ed è questo che adesso vogliamo approfondire. Allora andiamo a recuperare una slide, tanto per avere diciamo una, un qualche schema sott'occhio. Eh, non Saranno... posso chiedere di, di, di spiegare il concetto di autorità, cosa si intende però? Ci arriviamo, ah, Elia, ma ci arriviamo? Ah, okay, okay. Ci arriviamo, okay. però prima, prima ci servono questi passaggi. Ci arriviamo, dobbiamo farlo assolutamente. Innanzitutto vorrei spiegare la differenza fra successione materiale e successione formale. Per farlo, prendiamo delle fonti autorevoli. Iniziamo, per esempio, da quello che insegnano i padri gesuiti della facoltà di teologia in Spagna all'interno di questo volume, Sacre Teologie Summa, volume primo, Teologia Fundamentalis. Siamo nel 1952. I padri in questo caso ci insegnano che devono distinguersi due parti rispetto alla successione, in generale come potrebbe essere quella papale, ovvero sia l'aspetto materiale e l'aspetto formale. L'aspetto materiale è il semplice succedersi di una persona dopo l'altra all'interno di una carica. E vabbè, questo lo abbiamo anche nelle cariche elettive di sindaco, di presidente della Repubblica, di quello che vogliamo. La successione formale, attenzione, è di più. È di più. È il sostituirsi di una persona nei diritti e nei doveri di un'altra per quanto attiene a quella determinata carica. Quindi non è solo la sostituzione materiale di una persona, ma una persona che entra all'interno di quella carica e ne assume tutti i compiti, diritti, doveri, facoltà di legiferare, di fare questo, di fare quell'altro, di vietare cose, di imporne altre, eccetera, eccetera. Quindi Elia la successione formale va ben al di là della successione materiale. Prendiamo ancora un'altra fonte, Padre Domenico Palmieri, Tractatus de Romano Pontifice, 1891. Ci spiega che la successione materiale è una semplice serie di pastori o vescovi che si succedono ininterrottamente risalendo fino agli apostoli. D'accordo? Mentre la, succe la successione formale è questa stessa serie di pastori, vescovi che si succedono, che gode però in più dell'autorità trasmessa ai singoli, dagli, ehm, dagli, dai singoli successori degli apostoli, che in virtù di questa autorità sono costituiti i successori formali. Anche padre Domenico Palmieri quindi ci sta dicendo che la successione formale dà qualcosa di molto di più di quella materiale. Ma usiamo una terza fonte, così abbiamo, diciamo, più autori e vediamo che queste cose non sono inventate ex novo da una persona che si è svegliata la mattina, ma se ne parla da molto, molto tempo. Addirittura potremmo risalire anche a secoli addietro e via. Io non l'ho fatto, ma nel, nel, nell'opuscolo che ha suggerito in altri ci sono anche delle fonti storiche che risalgono molto più indietro nel tempo. Il cardinal Louis Billot in De Ecclesia Christi 1927, aggiunge. Come la successione meramente materiale, attenzione, sia compatibile con la mancanza di apostolicità. Non c'è scritto nella slide, lo sto, lo sto spiegando io. La successione meramente materiale consiste nella nuda occupazione della sede, la nuda occupazione della sede, attraverso una successione continua di vescovi, mentre la successione formale aggiunge l'identità permanente della medesima persona, cosicché nonostante la diversità dei titolari non giunga alcun cambiamento sostanziale nell'esercizio e nell'attribuzione dell'autorità. Mi spiego meglio, una persona subentra ad un'altra dal punto di vista materiale, ma per quanto riguarda la competenza, le possibilità, le facoltà, non vi sono mutamenti sostanziali, d'accordo? La successione formale dà indipendentemente da chi ne sia a chi sia attribuita All'interno di una carica dà comunque le medesime facoltà, le medesime possibilità, i medesimi poteri, le medesime competenze, eccetera. Questo è importantissimo, lo precisiamo nella slide. Deve sempre permanere almeno la successione materiale, quella formale può mancare, ma se mancasse la successione materiale, sarebbe impossibile ripristinare questa linea che ci conduce fino agli apostoli. Dei ministri, yeah. infatti. Non potrebbero autogenerarsi da sé ex novo. Se questo avvenisse, se non ci fosse neanche la successione materiale, ci sarebbe la rottura totale con la Chiesa fondata da, nostra, da Nostro Signore e l'inizio di una nuova Chiesa. Vuoi che ti faccia un esempio? Ilia te lo faccio subito. Io credo che il Signore non lo permetterà, ma se ci fosse una qualche catastrofe planetaria. Che mettesse fine a tutti i vescovi, eh, a tutti i cardinali, eccetera, eh, rimarrebbe il problema di, di come fare a ordinare nuovi sacerdoti. Se tutti i vescovi, tutti, tutti, nessuno escluso, venissero a mancare d'improvviso. Quello sarebbe un problema, perché eh, a quel punto avremmo perso anche la successione la successione mater materiale. Ma andiamo avanti. La successione materiale comunque non basta affinché ci sia una successione apostolica legittima. Che cos'è l'autorità? L'autorità, qui lo diciamo in termini molto semplici, dopo dobbiamo approfondire, è la forma con la quale una persona è costituita come vero successore degli apostoli. Quindi l'autorità è la forma, dopo vedremo che è una forma accidentale, è un accidente, quindi chiariremo questi concetti. Filosofico ottomistici, con la quale una persona è costituita come vero successore degli apostoli. Allora, la designazione a ricevere l'autorità non implica necessariamente il possesso dell'autorità. Se io sono il designato a ricevere l'autorità formale, non implica necessariamente che io ce l'abbia, d'accordo? Perché la persona designata a ricevere l'autorità formale potrebbe comunque porre un ostacolo un ostacolo a ricevere quell'autorità che è conveniente alla designazione quindi un conto è essere designati designati per ricevere l'autorità formale altro conto è averla di fatto sono due cose molto molto differenti cosa stiamo dicendo in pratica in pratica Elia noi stiamo dicendo che l'eletto del conclave a essere pontefice allorché debba accettare l'elezione, non è ancora Papa formaliter, lo è materialiter, ma non è ancora Papa formaliter dal punto di vista del possesso dell'autorità formale e pertanto non ha ancora l'assistenza dello Spirito Santo promessa a San Pietro da parte di nostro Signore. Ci siamo su questo? Sì, è, richiesta, è richiesto qualcosa da parte di chi è stato, diciamo, eletto. È, è esatto. richiesto qualcosa, è richiesto qualcosa. Tu e sei stato qualcosa... eletto, bene, occupi quella, quella, quella poltrona, diciamo così tanto per capirci. Ma è richiesto un qualcosa e vedremo che questo qualcosa probabilmente è un atto di volontà. L'intenzione di fare il bene oggettivo okay. della Chiesa. Dopo, dopo lo, esatto. lo precisiamo, lo precisiamo. Lo okay. precisiamo. Perfetto. Allora, perfetto. alla morte di un Papa, alla morte di un Papa. La sede è vacante e la continuità del papato comunque, uno dice eh, è, morto il è morto un papa, allora non c'è comunque più la successione, è già interrotta la morte di ogni papa. No, no, è un'obiezione un molto ingenua. Alla morte di un papa è vero che la sede è vacante per qualche tempo, un mese, due mesi, anche anni, anche anni lì possono passare. Però la continuità del papato viene garantita dal fatto che la Chiesa comunque ha intenzione di eleggere un nuovo pontefice. Quindi c'è la continuità. Vi è, è, vi è quindi la volontà di successione materiale. Mentre, come abbiamo detto, la linea corporale, corporale della Chiesa non potrebbe tollerare un'interruzione inter fisica totale, quindi la morte di tutti i vescovi, cardinali, sacerdoti a seguito di una eh, catastrofe planetaria. Se mancassero i successori legittimi non ci sarebbe nessuno a poter legittimamente ricevere l'autorità da Cristo e governare la Chiesa come vicario di Cristo. Bom, l'abbiamo capito. Allora andiamo avanti. Noi qui dobbiamo recuperare alcuni termini direttamente presi da San Tommaso, introdotti in qualche elezione fa. Dicevamo: Guardate, queste elezioni saranno anche propedeutiche, eh? però siccome non è detto che tutti, tutti ricordino tutto. Un'infarinatura, un ripasso non farà male. Secondo San Tommaso, o meglio in termini tomisti, l'autorità richiede l'unione di una materia e di una forma, come accade con un ente sostanziale. Allora, se noi prendiamo un ente corporeo, una sostanza corporale completa, come potrebbe essere l'uomo, sappiamo che l'uomo è fatto eh, da due principi co-sostanziali, che sono la materia e la forma. La materia è il corpo, la forma è, 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 è l'anima, per esempio, d'accordo? È la dottrina dell'ilemorfismo. L'ilemorfismo. Ma al di là di questo esempio molto semplice e banale, San Tommaso cerca di, diciamo, approfondire di più il discorso. Allora, la materia. Come, dice, come definisce Sant'Omaso la materia? Qui ho scritto materia prima, togliamo pure quel prima, facciamo materia e basta, perché sennò complichiamo, dobbiamo anche semplificare. Ci sarebbe da dire qualcosina di più, ma lascio stare. La materia è il primo sostrato da cui ogni realtà fisica è costituita e in cui si risolve se si viene distrutta. Non esiste un ente fisico se non c'è la materia. Come fa a esistere un ente fisico senza materia? Deve esistere. D'accordo? L'angelo. Che è pura forma, non è materiale, non è una sostanza corporale, per esempio. È un essere puramente sp spirituale. Santomaso la, la chiama realtà intellettuale. La forma, e tra l'altro ricordiamo che la materia è in potenza a ricevere una forma, una forma sostanziale che le darà l'essere, perché materia senza forma non esiste. Si dice materia propter formam. La materia è fatta appositamente per ricevere una forma che da qualcosa di indeterminato lo faccia diventare qualcosa di determinato, un ente sì. fisico ben determinato. Ripeto, materia propter formam, insegnano gli scolastici. La forma, che cos'è? Forma sostanziale. L è l'atto primo che va a costituire un unum -un per sé quando viene unito a questa materia prima. Quindi l'anima, forma sostanziale della materia del corpo, che va a costituire quello che è l'uomo, perché il solo cadavere, attenzione ricordiamolo, senza anima, non è uomo, non è persona. L'uomo è costituito da materia e forma sostanziale. Una volta che noi abbiamo unito questa materia, prima, questa materia è una forma sostanziale, una volta che noi abbiamo l'uomo, l'essere umano completo. Abbiamo la cosiddetta materia seconda, abbiamo il cosiddetto ente, che poi può essere perfezionato da ulteriori accidenti. Forme accidentali, semplifico anche qua al massimo, sono gli accidenti. Un uomo può essere alto, può essere basso, può essere bianco, può essere nero, può essere magro, può essere grasso, può essere eh, calvo, può avere capelli, finché si voglia, quello che si vuole, d'accordo? Ma, ma rimane un essere umano. La sua definizione, la sua essenza di essere umano. Non cambia. Allora, attenzione, l'accidente perfeziona questo ente, d'accordo? Compiuto, questo dato dall'unione tra materia e forma. Ma non è che, diciamo in questo caso, l'accidente, piuttosto che un altro, sia necessario. Ad esempio, un uomo può essere bianco, può essere nero, può essere alto o può essere basso. Diciamo quindi, morale della favola, che un certo accidente può mancare. Non è necessario che un certo accidente si applichi a una determinata sostanza. Cosa dice San Tommaso? Dice che se la forma sostanziale conferisce l'esse sempliciter, cioè l'essere, l'esistere come un ente di fatto, la forma accidentale conferisce invece il cosiddetto esse secundum quid, cioè essere tale o tal'altro, essere in un certo modo o in un altro modo. Per avere un composito, come per esempio il papa, dato che stiamo parlando di questo, facciamo questo esempio. È chiaro che la forma accidentale, la forma accidentale deve essere accolta in una materia, materia seconda che sia disposta a riceverla. Non ogni uomo è predisposto a ricevere la forma accidentale dell'autorità, l'autorità è una forma accidentale, è un accidente che può esserci come anche no. D'accordo? Una persona che sia eletta in una carica pubblica come quella di presidente, di sindaco, di quello che si vuole, riceve, diciamo, questo accidente dell'autorità, ma il fatto che venga a mancare non è che lo renda meno uomo, meno persona, d'accordo? È una cosa che può esserci come anche no. Parlando di, del Papa, della carica del Papa, non ogni uomo è predisposto a ricevere la forma accidentale dell'autorità, ma esclusivamente chi ne possiede le perfezioni richieste. Se manca l'ordine naturale tra materia o forma, poi faremo degli esempi, o vi è qualche impedimento, la materia e la forma accidentale non possono essere unite. Un pazzo o un fanciullo sono uomini, sono esseri umani, ma non sono predisposti a ricevere l'autorità papale per via di un impedimento, e cioè il fatto che manca la disposizione intellettuale necessaria a promuovere il bene comune. Non possiamo eleggere un pazzo come Papa, d'accordo? Uno che ha veramente dei... dei che avesse dei, dei problemi psicologici. o N Non possiamo, perché non c'è la disposizione intellettuale necessaria a promuovere il bene comune. Come facciamo? È impossibile. D'accordo? E ripeto, non è che questa non possibilità di attribuzione renda quella persona problematica, meno persona, è sempre persona, ma non ha, diciamo, i criteri, le premesse per poter ricevere questa forma accidentale dell'autorità. Ci siamo idea su questo? Certo, chiarissimo. Benissimo. Allora andiamo avanti. Questo bene comune che dovrà essere definito richiede innanzitutto che si comprenda che cosa sia una legge e precisamente una legge giusta. Perché è chiaro che chi detiene l'autorità deve promuovere il bene comune attraverso delle leggi giuste, eh, altrimenti, come facciamo? Non possiamo. E ci viene in aiuto ancora una volta, in maniera magnifica, San Tommaso che ci spiega che la legge è un ordinamento della ragione, diretto al bene comune, promulgato da colui che abbia la cura della comunità. Ora definiremo queste varie, varie parti. Questo può riguardare anche, attenzione, eh, le leggi civili. Le leggi civili, non stiamo parlando solo di autorità papale, stiamo parlando di leggi, di di, di leggi in questo caso in senso generale. Cosa vuol dire che la legge è un ordinamento della ragione? Sant'Omasio su questo è chiarissimo. A fare la legge non è la volontà, ma è la ragione. Perché è solo la ragione che è in grado di ordinare in maniera compiuta i mezzi al fine, individuando le norme più adatte per raggiungere quel fine. Quindi la regola dell'agire non è la volontà, ah, voglio che quello sia giusto, allora appunto lì. No, no, richiede che sia la ragione. La ragione. La ragione deve guidare la volontà, l'intelletto deve guidare la volontà, presentando la volontà un qualcosa come bene. Poi attenzione, eh, deve essere un bene reale, non un bene apparente. Quindi la volontà deve essere disciplinata dalla ragione. Abbiamo detto che la legge è un ordinamento della ragione diretto al bene comune. Perché al bene comune? Comune vuol dire collettivo. Certo. Perché eh, la legge non è rivolta a un singolo, cioè si rivolge a un bene che ricade sulla collettività tutta senza arbitrarietà. Senza arbitrarietà. Il bene comune è il solo fondamento che giustifichi l'esistenza di una legge e se la legge si ponesse in contrasto con il bene comune, allora cesserebbe di essere tale. E non potrebbe più obbligare in coscienza. Io non sono in coscienza obbligato a seguire una legge ingiusta che va contro la legge naturale, la morale, eccetera. Non sono obbligato in coscienza. Potrò essere sanzionato punito dal potere civile finché si vuole, questo sì. Potrò patire persecuzioni, ma non sto commettendo nessun peccato. È vero che ogni, ci spiega San Paolo, ogni potere, ogni autorità viene da Dio. Ma nel momento in cui un'autorità si pone con una legge in contrasto con il bene comune, con il bene naturale, eccetera, quella legge non è tale. Quindi non dovremmo neanche chiamarla, neanche chiamarla legge. legge. Non si certo. potrebbe definire nemmeno legge. Esatto, perché non è volta al bene comune, proprio è in contrasto. E a darsi queste leggi sono sol soltanto gli uomini, tra l'altro, e questo dimostra la grande differenza fra l'uomo e l'animale. Sai che si parla dei diritti degli animali, dei diritti di questo e di quello? Allora, pur contribuendo al bene comune, gli animali, pens pensiamo all'alveare, al formicaio, grandi esempi fatti anche dai filosofi antichi, gli animali privi di ragione non si danno dei codici. Hai mai visto tu l'ordinamento giuridico delle formiche? codificato i tribunali delle formiche con la formica presidente, ma sì, sono state fatte nel corso dei temp de del tempo delle, de delle metafore, quindi la favola delle api, eccetera, e altre cose, però insomma sono favole, eh, seguono leggi insite nel loro istinto naturale. L'uomo, al contrario, è caratterizzato dal libero arbitro, dalla conoscenza dei mezzi e del fine, quindi l'uomo deve essere anche disciplinato e poi giudicato. E può esserlo, può esserlo perché ha il libero arbitrio. L'animale non ha il libero arbitrio. Torniamo a noi. La legge è un ordinamento della ragione diretto al bene comune. Attenzione, promulgato. Promulgato. Che vuol dire che deve essere portato a conoscenza della collettività. Perché mentre le leggi fisiche non devono essere promulgate, la gravità me la esperimento da solo. Cioè, non serve che, 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 che ci sia un, un, un presidente della Repubblica che codifica. Guarda che se vai sull'orlo di un precipizio e fai un passo in più cadi, cioè quelle sono cose, son cose note. Promulgato da colui che abbia la cura della comunità. Siccome la legge obbliga la collettività, questo ordinamento, questa legge, non può essere promulgato da un membro qualsiasi, sarebbe il caos, l'anarchia assoluta, ma solo da chi la governa, che attenzione, non può esimersi dal rispettarla. Quindi non può sottrarsi dal rispettarla. Ci spiegano i Tomisti che la legge agisce con quattro operazioni. In che senso? Prescrive gli atti buoni, proibisce quelli cattivi, permette quelli moralmente indifferenti e punisce chi la viola, chi viola la legge. Una legge è ingiusta nel momento in cui si pone in contrasto con il bene umano o divino. Come già spiegato più e più volte, essendo essenziale l'ordinamento al bene comune, se questo ordinamento viene meno, allora viene meno anche il concetto stesso di legge. Ora direi, Elia, che poste tutte queste premesse, noi siamo pronti eh, per fare un passo in più sul tema dell'autorità. Adesso abbiamo proprio tutte le premesse per farlo. Allora, che cos'è l'autorità innanzitutto? L'autorità... È una facoltà morale posseduta proprio dalla persona che abbia la cura della comunità e che è deputata a emanare ordini finalizzati a promuovere il bene comune. Quindi l'autorità è una facoltà, noi possiamo anche dire un accidente, un accidente, sì. una forma accidentale, che dà a una determinata persona la possibilità di governare una collettività, un gruppo che dirsi voglia. E col, mediante l'emanazione di, di leggi per promuovere il bene comune. Questa è l'autorità, quindi è questa facoltà di promuovere il bene comune attraverso leggi, come abbiamo detto. Ora, tecnicamente è posta nel, nel genere degli abiti operativi, vabbè, questo, questo ci, ci interessa meno. L'oggetto formale dell'autorità è fare leggi, promu promulgarle. E farle applicare. Quindi l'essenza dell'autorità, diciamo dell'abito dell'autorità, di questo modo di essere, di manifestarsi dell'autorità, è quello di fare leggi, promulgarle e farle applicare. Mentre l'oggetto formale di una legge è promuovere il bene comune. Per mezzo della legge l'autorità è essenzialmente ordinata a promuovere il bene comune. Chi gode occhio dell'autorità, questo penso sia un passaggio fondamentale, deve avere l'intenzione abituale, abituale, no occasionale, ma sì dai una volta sai com'è che si dice un, un colpo al secchio uno al cerchio uno alla botte, no? Quindi una volta ogni tanto dai facciamo contenti, no no, l'intenzione abituale di promuovere il bene comune, altrimenti non si può di tenere l'autorità. L'intenzione deve essere abituale perché l'autorità, che sia civile o ecclesiastica, è un diritto permanente, non transitorio. Quindi io, se sono investito di un'autorità finché non la perdo, io sono continuamente investito di quell'autorità. Non solo il sabato, il venerdì e gli altri giorni no, oppure fino alle 18 di sera, a mezzanotte, a mezzanotte, posso fare quello che, che mi pare. Inoltre. Questa intenzione abituale di promuovere il bene comune deve avere un carattere oggettivo. Allora, cosa vuol dire che deve avere un carattere oggettivo? Che si deve promuovere il bene comune vero e proprio, il bene comune di una comunità vero e proprio, bene, non un certo proprio modo di intendere il bene. Quindi eh, il bene comune vero, non il bene intendendolo a modo mio, ma sì, faccio questo perché poi. Cioè, no, no, no. Piccolo passo in più: stiamo, come vedi, man mano approfondendo dettagli di questa questione dell'autorità e della successione, eccetera. La facoltà di designare e la facoltà di legiferare sono facoltà distinte. È un approfondimento di un discorso che abbiamo fatto in precedenza. Io chiedo a tutti coloro che guarderanno queste slide, questi video, di portare pazienza, perché all'inizio, quando si fa vedere una slide, alcune cose potrebbero non sembrare chiare, ma si vedrà che approfondendo, spiegando e cercando anche qua e là, dove è possibile, di semplificare, emergerà una visione coerente delle cose. L'impedimento che determina il mancato possesso dell'autorità. Può essere, avevamo detto no? che non tutti possono essere atti a ricevere una determinata autorità, può essere questo impedimento fisico o morale. L'impedimento fisico spessissimo non può essere rimosso. Ad esempio, la pazzia, spessissimo. Poi può essere che uno miracolosamente o straordinariamente guarisca. Eh? Può essere, può essere, però spessissimo non può essere rimosso. Mentre l'impedimento morale sì, può essere rimosso. E potrebbe coincidere questo impedimento morale che impedisce di ricevere l'autorità formale, ad esempio, l'intenzione di promulgare errori o leggi nocive al bene comune. Questo è un impedimento morale. L'autorità formale potrà essere infusa da Dio allorché questo impedimento venga rimosso. Cosa che con la grazia di Dio, perché si, qui veramente serve l'assistenza divina e della persona interessata, potrebbe avvenire in qualsiasi istante. L'impedimento morale può essere rimosso in qualsiasi istante, anche in questo preciso secondo, o anche tra un'ora o anche tra una settimana. E io credo che noi abbiamo anche il dovere di pregare affinché questo, questo avvenga. Preghiamo sempre, preghiamo sempre. Attenzione. Una persona che quindi sia stata designata a ricevere un'autorità ma abbia un impedimento morale a ricevere quell'autorità formale, ma è stata designata, perde con ciò stesso la designazione avvenuta? No, l'impedimento morale non cancella la facoltà di designare, attenzione, perché l'atto di designare a ricevere una carica non coincide con il fare una legge che poi obbliga la collettività. Il fatto che io sia stato... Esatto, esatto. Facoltà di disegnare e di ricevere una designazione, facoltà di legiferare e di dare leggi vere e proprie che poi devono essere obbedite in coscienza. Sono due cose completamente distinte. L'atto di designare qualcuno a una carica coincide solo con il trasferire da una persona all'altra un titolo o un diritto ma non implica, diciamo, eh, toccare quello che è il fine, che è il raggiungimento del bene comune. La designazione ver nuda, semplice, la designazione nuda, semplice, non esige, non esige ancora l'obbedienza, come invece fa la legge giusta, ma solo un mero riconoscimento. Io riconosco che quello è il designato. Poi, se le leggi che vengono date sono leggi che non, non provengono dall'autorità formale, perché non c'è, o vanno contro il bene comune, eccetera, eccetera, non le devo seguire in coscienza. Quindi penso che sia abbastanza chiara la distinzione. Invece, la persona che avesse la retta intenzione di fare il bene comune in maniera abituale, il bene oggettivo, in maniera abituale, avrebbe sia la facoltà di designare, di essere designata e di designare a sua volta, perché ci sono, oltre a quella del Papa, ci sono anche altre cariche, eh, sia chiaro. Sia quella di legiferare e andrebbe obbedita completamente. È possibile, quindi, che un individuo possieda la facoltà di disegnare, di ma non quella di legiferare. Nel caso del Papa, la facoltà di disegnare proviene dalla Chiesa, quella di legiferare proviene da Dio. Ripeto, sono tutte indicazioni che si possono trovare sul sull'opuscolo citato poc'anzi. Allora facciamo un esempio concreto, applichiamolo agli ultimi decenni, perché sai, diamo la teoria, ma diamo anche la pratica. Anche gli elettori del pontefice che aderiscono alla Weltanschauung, conciliare più progressista in assoluto, d'accordo? Hanno comunque sempre l'intenzione di designare legalmente una persona a ricevere il papato. Quindi anche. Diciamo, l'elettore più progressista in assoluto ha comunque l'intenzione abituale di eleggere una persona no? eh, che venga designata a ricevere il papato. Quindi questa volontà, intenzione di successione materiale permane intatta, indipendentemente da questo. La stessa cosa avviene se un pontefice conciliare intenda nominare i cardinali. D'accordo? Anche dopo il Vaticano II, i conclavi hanno sempre voluto, sempre oggettivamente, il bene della successione materiale, l'hanno sempre voluto. E coloro che sono stati eletti hanno sempre voluto il bene della nomina degli elettori del Papa. Quindi la volontà di mantenere questa successione materiale c'è sempre stata, c'è sempre stata, non è mai venuta meno. Quella, e questa quella materiale, quella materiale materia è, stiamo parlando di quello. Okay. Eh. Stiamo parlando di quello. Okay. Cioè, stiamo è, parlando è di quello. Stiamo parlando di quella materiale, okay. cioè per il fatto e stesso che c'è la successione, c'è questa volontà che, che, che viene manifestata. Okay. Questa volontà che viene concretizzata, quindi di eleggere qualcuno che sia, certo. che sia designato potenzialmente a ricevere l'autorità okay. formale, che poi di fatto ce l'abbia o non ce l'abbia. Quella è un'altra un un cosa, però questo yes, bene della successione yes. materiale c'è e quello non yes. viene meno. E qual è il, il punto fondamentale? È che questa continuità puramente materiale può proseguire per un tempo indefinito: dieci anni può proseguire per un tempo indefinito, a patto che venga comunque mantenuta l'intenzione di eleggere, di designare qualcuno. D'accordo? Quindi non ci, sono, non ci sono limiti. Questa. È l'ancora di salvezza che permette in ogni momento, a Dio piacendo, di uscire dalla crisi nella quale ci troviamo. È questa l'ancora di salvezza. Quindi l'elezione dei pontefici anche dopo il Vaticano II è perfettamente legale. È questo il piano del papato materiale distinto da quello formale. Perché non si tratta di legiferare. Non è neanche richiesto che gli elettori abbiano giurisdizione, cioè appunto il diritto di legiferare. Stiamo parlando di legalità materiale, chiamiamola così, di un'elezione. A questo punto, io non l'ho riportata nella slide, ma lo posso, lo posso fare. Monsignor Sanborn, torniamo per un attimo a noi Elia, fa un esempio, fa un'analogia, e fa un'analogia, secondo me, molto efficace, con l'anima umana. Dice. L'anima umana è ordinata ad atti della vita vegetativa, respirare, crescere, riprodursi, eccetera, sensitiva, provare emozioni, sentimenti, eccetera, e razionale, conoscere la verità, eccetera. Può però succedere che per indisposizione della materia l'anima compia soltanto atti della vita vegetativa, così che il corpo rimane vivo e potenzialmente in grado di, atti, di compiere atti superiori. Ma la materia deve diventare idonea. Quindi, potenzialmente, la capacità di compiere atti superiori a quella che è la vita vegetativa c'è, non è eliminata definitivamente. Però bisogna che la materia venga resa adatta. E certo nel caso di degenerazione verso la completa non idoneità anche per la sola vita vegetativa, sopraggiunge la morte, vabbè, quella è un'altra cosa. Così dice Monsignor Sanborn: allo stesso modo la Chiesa può conservare la vita vegetativa della gerarchia e nel contempo non conservare la vita legislativa, che è quella che persegue i fini della Chiesa. Questo stato di cose non proviene ovviamente da un difetto della Chiesa, ma proviene da uomini defettibili, cioè i designati a ricevere l'autorità. Ecco, io credo che sia, sia chiaro e siamo allora a questo punto. Giunti al concetto di bene oggettivo nel caso della Chiesa. Andiamo avanti. Allora, si definisce ostacolo morale volontario qualsiasi cosa che nel designato impedisca di promuovere abitualmente il bene comune. Questo è l'ostacolo morale, qualcosa che eh, impedisce di proseguire, di perseguire abitualmente il bene comune. Che cos'è il bene per la Chiesa? Questo bene oggettivo. Per la Chiesa il bene consiste nel perseguire i fini indicati da Cristo e che Cristo continua a volere per la Chiesa. E questi fini sono essenzialmente tre, che corrispondono alle tre funzioni di Cristo. Primo, diffondere la verità in modo infallibile e indefettibile. Cristo profeta. Secondo, offrire l'unico vero sacrificio all'unico vero Dio e amministrare i veri sacramenti. Cristo è sommo sacerdote. Terzo, stabilire leggi che conducano infallibilmente alla vita eterna. Cristo è re. Se il designato pone un impedimento a una sola di queste funzioni, una, una, non riceve l'autorità di Cristo, che è essenzialmente ordinata appunto al bene oggettivo comune vero e proprio. E questo quando accade questo impedimento quando il designato intenda promulgare l'errore, promulgare l'uso di un falso culto o, di, o il culto di un falso Dio, o non usare il vero culto, o promulgare leggi nocive. Siccome la Chiesa è la colonna della verità per istituzione di Cristo, l'intenzione di promulgare errori in questioni teorico, teoriche o pratiche ne viola la vera natura. Allora attenzione. La tesi di Cassiciacum è proprio la tesi che sostiene e la differenza sostiene che spiega la differenza tra piano formale e piano materiale del papato e la tesi di Cassiciacum io credo che abbia questo merito eh, che da un lato mantiene l'indefettibilità della chiesa e l'infallibilità del magistero perché perché rifiuta di riconoscere l'autorità di Cristo in chi diffonde gli errori conciliari da un lato. Dall'altro però viene anche mantenuta l'apostolicità e l'unità la, della Chiesa perché si riconosce la designazione legale in chi è stato legalmente deputato a uffici ecclesiastici, almeno finché questa autorità non sia tolta dall'autorità competente. Quindi dà sempre la possibilità di uscire da questo stato di, da questo stato di cose. Io e lì a questo punto, non so, dimmi tu, eh, potremmo anche fare in tempo a, 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 ad affrontare le, le obiezioni, cosa dici? Ma allora, eh, siamo finora a eh, circa un'ora, probabilmente 55 minuti. No, questo, quello, quello che direi a questo punto di, di trarre delle conclusioni eh, da quanto abbiamo detto, no? Se pu puoi trarre delle conclusioni. Cioè, allora, attraverso tutto quello che abbiamo detto, a quale conclusione si arriva in sostanza? Si arriva alla conclusione che noi dobbiamo pregare, e rimanere in attesa dell'uscita dal piano puramente materiale per giungere al piano de 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 del de al piano dell'autorità dell'autorità formale. Questo è in sostanza. Ci viene data una spiegazione della crisi, ci viene data anche una spiegazione del perché, a nostro avviso. Se riconosciamo un pontefice come pontefice, non possiamo accettare solo quello che ci va e il resto dire questo non è compatibile, quindi eliminiamo e, e, e scansiamo. E, e tra l'altro ci spiega anche perché, perché mh, esiste ancora una, una linea di contatto con gli apostoli e con nostro Signore. È fondamentale che ci sia questa linea materiale che ci permetta di uscire dalla crisi nella quale ci troviamo senza iniziare con una nuova, con una nuova chiesa. Mentre invece diciamo, una posizione di sede-vacantismo totale, che tolga anche di mezzo la linea materiale, farebbe sì che l'uscita della crisi avverrebbe mediante la fondazione di una nuova chiesa, che però non ha più una linea diciamo, di successione con quella fondata da nostro Signore. Quindi è sbagliato dire che chi sostiene ed è a favore, segue la, la, la tesi di Cassi sia un salvagantista. Non è esatto. No, no. Non lo è, non lo è, di fatto non lo... Di fe, di, allora, lo è in un senso ma in un altro no. Diciamo, si usa l'espressione sede privazionista in, in, nel pubblico per designare, per designare questa, questa tesi. La tesi di Cassiciacum opera una distinzione. Allora, la sede è vacante formalmente, ma non è vacante materialmente. Quindi è, okay. è, una, è una distinzione. Quindi se partiamo da questo concetto, questi discorsi che abbiamo fatto... Se, um, sostanziale, cioè no scusa, materiale e formale, arriviamo alla conclusione che umanamente e rispettando determinate norme che ci sono, quel papa ha sede di diritto su quella sedia. Legalmente? Eh, legalmente, di diritto, certo, quindi legalmente. Ah tempo. sì, esatto, esatto, scusa, scusa, una cosa che, che ho trascurato. C'è cioè, chi dice, ah, allora secondo la tesi bisognerebbe procedere all'elezione di un nuovo papa, che questa è una fesseria, cioè, cioè nel senso, attenzione, eh, chi aderisce dovrebbe eleggersi da sé. Se... È, questo è il conclavismo, no? E che, che è un errore, perché la tesi di Cassiciacum non porta affatto questa possibilità. Nel senso che comunque la linea materiale esiste. Quindi il designato legale c'è fino a prova contraria, però la prova contraria non c'è. La, la domanda è: da dopo il concilio, eh, le varie leggi, tante leggi, chiamiamole così leggi, perché eh, il diritto di legiferare sostanzialmente, no? Quindi, sono nella direzione del bene comune, del bene oggettivo che tu hai elencato, oppure no? Perché se sono fuori da quel bene oggettivo, non vanno rispettati, non vanno seguiti, non c'è obbedienza e non c'è reale continuità materiale, cioè scusa formale, perché si è presa un'altra strada, non viene più eh, divulgata la verità, ma qualcos'altro. A questo punto il problema si pone che cosa fare, visto che da un punto di vista giuridico, quello che vogliamo, insomma, è effettivamente e legittimamente papa, ma dal punto di vista invece formale è pare che l'intenzione non sia quella, e quindi, anche secondo la definizione di San Tommaso, non sono leggi. Quindi io in coscienza posso non obbedire. Perché non sono nella direzione del bene oggettivo dei fedeli e della Chiesa. Nel caso dei decreti, caso dei decreti conciliari, mi pare evidente per tutte le considerazioni che abbiamo fatto nelle, nelle puntate precedenti, e lì è, cioè io non, non starei neanche lì. No, il nostro dovere è quello di rimanere fedeli alla Chiesa di sempre, prendendo atto che dal 1965, precisamente da quel famoso 7 dicembre con la dignità di poi con tutti quello. C'è un problema, c'è un problema fondamentale che il fedele si deve, si deve porre, perché effettivamente i passaggi di quei documenti annullano quello che è stato in precedenza. Io, io lo dicevo perché, eh, perché l'attesa di Cassiciat questo sostiene, in sostanza. Quindi è, è molto chiaro quello che sostiene, ben argomentato, e tu l'hai fatto molto bene in un'oretta. Quindi questo è quello che si sostiene. Il concetto che viene divulgato, hey, ti sostiene che stessi casi già con sede vacantista, perché no, 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 le cose stanno come, 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 come le hai dette. Quindi, nel momento in cui non si riconoscono dirette al bene comune, al bene oggettivo, non sono qualificabili nemmeno come leggi, in esatto. senso ampio. E quindi non, non vanno seguite. In coscienza non sì, ma... posso costruire. Tutto qua, e infatti, di fatti, Elia. Questo che tu stai ponendo è anche un tema che affronteremo nella prossima puntata dedicata all'obiezione e risposte. E esatto. dove si parla proprio anche del fedele stesso rispetto a queste novità, perché noi Beh, oggi sì. abbiamo, data, abbiamo dato il punto di vista, diciamo, metafisico-teologico sulla questione dell'autorità, ma poi diamo anche tra virgolette. Il punto di vista del fedele, della posizione del fedele rispetto a tutto questo, e lo faremo, e lo faremo, lo faremo. E naturalmente, il problema dell'autorità non riguarda solo il Papa, a questo punto, ma riguarda tutti coloro che hanno un'autorità nel campo, nel, nel, nell'ambito della Chiesa. Quindi, riguarda il Papa, riguarda i cardinali, riguarda i Vescovi, e insomma, riguarda tutte le varie autorità della gerarchia. Se il loro legiferare diciamo così è verso il bene comune verso quello che tu hai chiamato bene oggettivo oppure no ma è, è semplice da afferrare come concetto io sono per fare un altro video sulle risposte cioè sulla risposta di obiezioni perché intanto c'è tempo da parte delle persone di, di rivedersi questo video, di vederlo magari più volte di annotarsi qualcosa di mettersi là le fondamenta sulle quali poi eh, questa tesi diciamo eh, poggia in modo tale da, 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 da comprenderla un po' di più, da comprenderla esattamente appunto su che cosa poggia, quali sono i passaggi che abbiamo fatto, che, che vedendo un video sembrano complicate, ma in realtà se io me li appunto sono tre o quattro cosettine che devo capire, non più di tanto sì, esatto. arrivo ok, so, sono tre o quattro cose, non è che sono più di tanto, certo in un video Sembra lungo, tu hai giustamente offerto tutta una serie di, 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 di argomenti, di precisazioni, di, questo, questo è a favore naturalmente di quello che hai fatto. Ma poi, alla fine il concetto di per sé non è difficile da capire, ci sono dei passaggi logici, anche ben supportati, tutto qua. E il problema è: c'è un problema di autorità nella Chiesa, c'è un problema di autorità non di illegittimità dell'elezione puramente umana. Non è quello il problema. Non è quello il problema. Quel problema non esiste. Esiste invece un problema formale di autorità. E se questa autorità promulga leggi in direzione del bene, come l'hai chiamato, del bene oggettivo, hai anche detto in che cosa consiste questo bene oggettivo, hai anche precisato quali sono gli errori non in direzione del bene oggettivo, ciascuno può farsi un'idea sua. Diciamo assolut che assolut video, assolutamente eh, sì. Questo video mette in, sì. mette in condizione chiunque abbia veramente, realmente volontà di capire, gli mette a disposizione una serie di informazioni in modo tale che possa farsi un'idea sua e capire se questa te teoria è una sciocchezza oppoggia invece su basi molto solide molto solide prossima volta naturalmente è giusto rispondere a tutte le obiezioni che vengono poste in maniera chiara che le persone si facciano ancora un'idea più chiara quindi quello che tu hai fatto e che insieme abbiamo fatto diciamo è ti offro questa, eh, questa riflessione Argomentata, supportata, decidi cosa vuoi fare. Tutto qua. Ok, Mauro, io direi di, di, di finire qua perché, in effetti, è un video molto importante. Magari qualcuno che veramente vuol capire, si annota i vari passaggi, ci ragione, ci riflette, e la prossima volta, appunto, si risponde a tutte le obiezioni. Che sono state. Le principali, poste. dai, le principali. Sì, perché tutte. Le principali, <ride> <francamente io ride> tutte non lo, lo, lo sono. Questo lo dico, lo dico molto chiaramente: io non ho trovato una vera confutazione a questa tesi, ma probabilmente non le conosco tutte. Ho trovato qualcuno che fa qualche obiezione, così, ma non c'è una vera confutazione. Punto per punto, argomentata. Eh, sì, chiamiamoli obiezioni, va bene, dai. Ok Mauro, se vuoi aggiungere altro, altrimenti chiudiamo qua. No, no, sufficiente eh, così, va benone qua così. Perfetto. Un allora, saluto a tutti e alla prossima, allora. alla prossima eh, che sarà anche la chiusura con la risposta alle obiezioni che vengono poste a questa tesi. Ciao Mauro e un saluto a tutti. Ciao, un saluto, saluto a tutti, arrivederci.